Benvenuti a questa recensione di Genshin Impact che è uscito il 28 di settembre nel lancio mondiale. Chiaramente, come negli altri video, prima di fare la recensione vi informo di aver già ampiamente testato quello che poi è il gioco, arrivando comunque a un livello dignitoso per verificare determinate caratteristiche. Partiamo subito, lanciamo il nostro account. Entriamo nel personaggio come sempre, come tutti gli altri giochi, Eiko Sofia. Iniziamo subito. Come sapete, la recensione viene fatta basandoci in prevalenza sulla compatibilità con il controller. Partiamo dal primo punto. Allora, il controller non viene riconosciuto in automatico. Viene settato, risettato, ma non viene mai riconosciuto in automatico. Quindi è necessario entrare nelle impostazioni, mettere il controller e da questo punto la tastiera non funzionerà più e funzionerà solo il controller e il menu cambierà. Compatibilità col controller. Allora, il controller ha una buona compatibilità. Il gioco è abbastanza performante col controller e stiamo parlando ovviamente di un gioco che viene definito impropriamente un MMORPG, mentre invece un single player in co-op, con la co-op aperta esclusivamente dal livello 16 in poi. Eccola qua. Co-op mode. E accedendoci, vediamo altre persone come noi che stanno cercando parti. Eccole qua. Comunque, il gioco è un single player e molti l'hanno accomunato, paragonato, addirittura hanno sostenuto fosse identico all'ultimo Zelda. Partendo dal presupposto che Zelda li ho giocati tutti e l'ultimo l'ho giocato in buona parte, perché poi onestamente, per quanto sia brutto da dire, per quanto sia stato blasonato, mi ha stufato, perché era bellissimo, era veramente particolare, ma non si addiceva al mio gameplay. Comunque, questo gioco ha determinate similitudini con Zelda, che eventualmente andremo ad analizzare. È open world, innanzitutto, ha delle quest, ma ha degli aspetti che rispetto a Zelda sono totalmente differenti, perché un solito account ha più personaggi, i personaggi possono essere switchati l'un l'altro durante un combattimento, ogni personaggio ha un potere elementare, il potere elementale va a incidere sulla buona o la cattiva riuscita di una quest, di un dungeon. Il gioco si muove a quest, quindi diciamo che bisognerà assorbirsi queste quest pesantissime, almeno per me pesantissime, durante tutta la durata, per poi arrivare in un dungeon sporadici o missioni in mappa open world. Sì, va bene. Lo sappiamo già. La quest è completata e a questo punto andiamo avanti. Uscendo, speriamo, da questa odiosa libreria. Si può ricercare ovunque le cose come veramente in un gioco di ruolo, come se fosse un single player, si può da console comune, si può cercare quindi di raccogliere cose, di cercare oggetti, di cucinare, un mondo molto ampio, pieno di quest. Quindi noi ora andiamo a vedere quali sono le quest che dobbiamo fare. Queste non si possono fare, abbiamo queste qua. Va bene, selezioniamo una e andiamo. La grafica, come potete vedere da soli, è una grafica veramente di ottima qualità. Spero che il video renda giustizia, perché si sta parlando di una grafica veramente, veramente eccezionale. Quello che però eccezionale non è, o almeno non sembra, è il gameplay. O ancora meglio, non tanto il gameplay quanto il sistema di combattimento. Perché stiamo parlando di un sistema di combattimento a target fisso, ibrido, e io sono per i sistemi di combattimento dinamici, quindi che attaccano nella direzione della telecamera e non targettando in modo premeditato e prestabilito un personaggio o un mostro. Comunque,
Il gioco si sviluppa prevalentemente, seguendo le quest per ora, i dungeon sono pochi e sporadici, però poi chiaramente quando si raggiungerà il livello massimo, immagino che anche qui si discuta poi di farmare un dungeon o più dungeon ripetutamente per andare a vedere quelle che sono le caratteristiche del dungeon, i drop del dungeon e per potenziare poi eventualmente le armi che si possono potenziare all'interno del menu. Il menu rapido. Vedete qua i personaggi, scusate che non l'ho esposto. Si passa da un personaggio all'altro, io non ho comprato chiaramente il personaggio a pagamento, la mappa, che ogni tanto come vedete è buggato e ci fa vedere un'altra cosa, la mappa, eccola qua, la locazione dei dungeon, delle quest, il mondo aperto e il mondo ancora da aprire. L'inventario, dove nell'inventario sia le armi che la roba, che le brooch e i gioielli, la roba droppata, la roba da cucinare che possiamo cuocere, le pietre e quant'altro. E poi abbiamo ovviamente le ricompense giornaliere. È andata via questa, maledetta. Sei tu. Ah, dai, su. Sì, va bene, siamo contenti. Dacci la quest. Grazie mille, è finita. Allora, torniamo a senso. Allora, facciamo così, andiamo a fare una quest rapida perché sennò ci viene il latte alle ginocchia. Allora, andiamo nella nostra mappa mondiale. Andiamo nella nostra mappa mondiale. Vediamo una quest rapida, sono quelle viola. Poi proseguiremo con le altre. Andiamo a un teletrasporto, che sono questi simpatici cosini. Ci teletrasportiamo a pagamento il teletrasporto, con gli oggetti del lune che avete a disposizione giornalmente sono 120. E eccoci qua, siamo finalmente arrivati nella zona della quest. A questo punto andiamo nella quest. Vi ricordo che il gioco ha la stamina, che è quella barra gialla che vedete. Eccoci qua in una grafica, insomma, la grafica la guardiamo un attimo, ma direi che è fin inutile commentarla, no? Potremmo anche, ma sarebbe superfluo perché la grafica. Allora, qua c'è la volpe. Proviamo a seccarla, ma ormai è volata. Non ce la facciamo più. Se n'è andata. Va bene. Come vedete, si può switchare il personaggio. È possibile interagire con ogni singolo elemento del gioco, quindi con le piante, con gli animali. È veramente studiato in modo eccezionale dal punto di vista dell'open world, arriviamo ai tasti dolenti, il combattimento. Il combattimento è la target fisso, cioè voi siete qua, targettate, non c'è. Ecco qua. Ecco qua. Dove sta la parte ibrida? La parte ibrida sta in quest'unico personaggio che quando attacca con l'arco, come vedete, ecco qua, diventa a target direzionale con la direzione della telecamera o con la direzione comunque che volete dare voi. Per il resto è un target fisso. Quindi purtroppo non concepisco i giochi a target fisso nel 2020 e quindi questo è un punto di grande svantaggio. Almeno per me, ovviamente, poi non è che quello che dico io sia legge, però non apprezzo. Ma d'altronde, essendo lanciato sulla multipiattaforma, quindi iOS, Android e PlayStation 4, era anche presumibile che per adattarlo diciamo, ai dispositivi mobili o per adattare i dispositivi mobili al gioco, fosse inevitabile andare incontro a un suicidio del genere. E questo è un tasto dolente. Altro tasto dolente sono la lunghezza delle quest, perché veramente in Genshin Impact sappiate che in un'ora non si fa nulla. Se dovete logare per fare un'ora di gioco, come potrebbe essere per esempio Soul Walker, lasciate stare perché in un'ora, come vedete, non si ammazza neanche sto mostro qua tra un po'. Comunque un gioco che sicuramente proverò ancora più a lungo, perché solo il comparto grafico è veramente degno di nota, è veramente rilassante. E quindi, che dire, un bel voto direi che meno di 6,5 è impossibile dare a Genshin Impact. È il voto minimo perché un comparto grafico del genere comunque merita rispetto. È vero che il gameplay non è delle mie caratteristiche, ma è anche indubbio che stiamo parlando di un gioco che merita rispetto e soprattutto permette di intrattenere. Tutte queste recensioni vengono fatte in attesa dei più blasonati Blue Protocol e Project BBQ. Comunque direi che siamo nelle condizioni onestamente di poter
effettivamente dare un voto minimo di 6,5. Poi potete girare l'online e vedere che ci sono più e più video sui vari dungeon e quindi potete anche cercarli se volete vedere dei dungeon specifici. Io reputo che siamo nelle condizioni di poter onestamente passare qualche ora di divertimento in questo gioco che, essendo multipiattaforma, permette di godersi quantomeno il paesaggio, l'open world, ci sono sempre cose da fare, da girare, quest da consegnare, cioè è comunque un gioco gradevole, basato sui livelli, l'adventure rank, basato chiaramente sul livello dei personaggi che prosegue con il livello di avventura, quindi, e per salire avete questi simpatici libricini che droppate all'interno dei dungeon o dei forzieri che trovate sulla mappa e vi permettono di continuare a salire di livello in modo un attimo inusuale, però è così. Che dire, che altro aggiungere? Direi che fare delle solite recensioni lunghe effettivamente non serve a nulla, perché tanto poi vi farete la vostra idea del gioco. Il gioco, comunque, io suggerirei in questo periodo storico di provarlo e di provarlo approfonditamente, perché a mio avviso merita. Noi, ovviamente, io e il mio gruppo di amici giochiamo a Soul Walker. Soul Worker esclusivamente perché è più dinamico e ci permette di dedicarci con maggiore attenzione al farming, un farming più veloce, un farming sicuramente anche più performante con un gameplay a target variabile, quindi che segue la telecamera, che ci permette di essere sempre esplosivi, un altro tipo di gioco. Non per questo dobbiamo dare voti negativi a un prodotto solamente perché è differente da quello che è il canone di giudizio che applichiamo generalmente. Quindi, che dire, Genshin Impact assolutamente, assolutamente da provare. Un 6,5 come voto minimo, una grafica che per me meriterebbe quasi il 9, purtroppo il gameplay o perlomeno il sistema di combattimento fa fatica ad arrivare alla sufficienza. In tutti i casi io vi suggerisco di provare Genshin Impact e lo posiziono nella sua categoria tra i top di livello. Ovviamente sì, assomiglia a Zelda, sono tante le cose che assomigliano a Zelda, sono tante le cose open world e tutto insomma assomiglia un po' a tutto. Ora dire che è identico a Zelda probabilmente si ha una scarsa conoscenza dell'ultimo trentennio di videogames, ma non si può fare una colpa se non si ha una certa età. Però bisognerebbe evitare, insomma, di dire determinate stronzate e di renderle soprattutto pubbliche a livello globale, perché se questo è identico a Zelda, io probabilmente sono Napoleone Bonaparte. Comunque, buon proseguimento, Genshin Impact 6,5, grazie per l'attenzione. Buona giornata.